qua con la mia amica Deborah e siamo venute a un mercatino dell'Handmade, quindi vi porto con noi. Che caso! Vi porto con noi per questa mia rubrica dedicata ai mercatini. Questo si trova a Bologna e in particolare siamo nel Giardini Margherita, nelle serre dei Giardini Margherita e oranghi dietro. Al Capsula Market si chiama. Io non l'abbiamo mai visitato, è la prima volta che lo veniamo a vedere ed è la seconda edizione di quest'anno, quindi sono una volta al mese, ci sarà anche a luglio ed agosto, hanno già messo fuori le date se vi interessa. Sì, si promette, si prospetta bene, andiamo a vedere. Al primo giro, perché adesso ne faremo un altro e probabilmente anche un altro ancora. Un altro ancora. Prima impressione? Allora, la location è fantastica, bellissima. Hanno ricavato veramente qualcosa di molto bello, c'è già anche tipo i posti a sedere, sono molto fighi. Non ci siamo sedute lì perché abbiamo dai star, sì. Paura di non riuscire a tornare su. Ma io penso che mi voglio sedere, tipo quelli mi sembrano più alti. Se lo dici tu. Sì, sì, là. Cioè, il ginocchio piegate. E non ci sono tantissimi banchetti, sono pochi, ma una ottima selezione, vari e con cose molto carine, molto sì. Io ho adocchiato 2-3 cosine, ma cercherò di fare la brava, però adesso andiamo a dare un'altra occhiata. Sì. Non ho capito, non ti piace questo posto? Adoro questo posto, stiamo qua fino a stasera alla chiusura. La chiusura, quando ci cacciano via. Alle 11 è andato così. Molto bellino, sì. Sono indecisissima tra i colori. Abbiamo preso, cioè, io ho già scelto. Miri sta ancora scegliendo. Queste due basi davanti e dietro, sono deciso se farlo azzurro, rosso o magenta. Sarei predisposto per questi due, che sarebbero così. Secondo me rimangono più brillanti. Con i colori accesi, sì. Sì. Rosa è quello che ho preso anch'io. vabbè. Sì, vediamo. E questi sono gli anelli praticamente. Che brutta roba l'indecisione. Adesso lo uso tanto. Ma subito dopo, ma nemmeno quanto dopo una settimana o due, quella è stata un po' dispiacevole. E che carini! No, con questi amici. Sono bellini. Sì. Ci vedo. Che non dice, ma cos'è quella roba? No, anzi, quello è strano, no, quindi no, lo provo. È comodo, vero? Ma sì, brava, l'hai fatto proprio male.
Uno se lo mette sia qua che lì. Ok, siamo nei giardini Margherita. Grazie elicottero. Salve. Ciao carabinieri. Abbiamo finito il nostro giretto al Capsula Market Design, al Capsula Design Market, al Capsula. Capsula Design Market. Capsula Design Market. E quindi che ne pensi? Sono felice. Sentite i grilli della felicità. Ci è piaciuto. Ci è piaciuto molto. La location è molto figa. Abbiamo veramente comprato tanto. Molto. Questa dov'è la novità? La location è molto figa. Sì. Le serre sono veramente un bel posto. Cioè anche al di là del market, quello che è, secondo me l'hanno studiata bene. E poi sì, noi che ci siamo hanno dato una bella rivalutazione alla delle serre che erano. Sì, è una zona, uno spazio, perché comunque ci sono le serre, c'è un ristorante, comunque il bar, spazi di co-working, quindi sono veramente molto rivalutate. E al di là di quello, comunque anche il mercatino, che noi comunque l'abbiamo, ci sono state, cosa ci siamo fatte? Un'oretta, due ore, non so che ore sono. Però comunque secondo me di sera, comunque sotto sera, l'orario aperitivo e così diventa ancora più figo, con perché con le lucine, la musica, c'è la band, ci sono varie band che suonano, quindi secondo me per unire le due cose ci può stare. Noi in realtà poi adesso andremo a fare un giro a Bologna, in Bologna. La selezione degli stand mi è piaciuta. Era molto varia, l'ho già detto anche prima, però sì, riconfermo. E quante cose hai comprato? Quante cose ho comprato? Allora, io ho comprato un cerchietto, un anche paio di ore che mi ha preso più o meno dallo stesso banchetto. Sì. Dallo stesso banchetto abbiamo preso anche io un paio di orecchini. E anche tu? E io un paio di orecchini che me li sono tenuti su subito, bellissimi. E dalle fil che le adoro. E poi dopo abbiamo preso sempre dallo stesso banchetto, mi ha comprato tutti dagli stessi banchetti sto giro. Ah, l'anello. Sì, l'anello uguale, l'abbiamo preso, abbiamo cambiato i colori, sì, perché era un anello componibile, stampato in 3D praticamente. Molto originali anche quelli. Esatto. E io ho adocchiato una camicia che probabilmente comprerò. Tu hai preso tre cose e io ne ho prese quattro. Cos'hai preso tu anche? La collana quella bellissima, bellissima. Oh. Sì, è vero, anche quel banchetto lì era veramente bello. Tutte robe finissime in pietre con vere. Con le pietre, ma c'è una lavorazione di una finezza, di una delicatezza bellissima. Papier d'Orel, ma comunque poi la pronuncia è un'altra cosa. Dovete averlo visto prima nel... Bellissimo, veramente delle cose di una bellezza. Penso che, come hanno detto, che alcune cose, tipo non so, le collane lunghe, se vuoi te le fanno in corto, cose così. Penso che... Beh, in genere per le cose fatte a mano, diciamo, è un servizio che offrono. Sì, fondamentalmente quasi tutti ti chiedono. Tipo anche io volevo una camicetta, non c'è la mia taglia. In realtà ho provato la stessa taglia in un'altra fantasia, ma mi avevano detto che volendo avrebbero potuto guardare di fare eventualmente su qualche su misura per me, ecco. Nuvole e pesci rossi. Era il brand, non so se si è capito. No, però nella sembrava mia testa, la stampa magari. No, Nuvole e pesci nella rossi. Nella mia brand. Testa è il brand, sì. Nella mia testa faccio dei discorsi che hanno sempre senso, ma ovviamente. È così. Va bene, niente, questa è stata la nostra opinione sul Capsula Design Market. Adesso ci è piaciuto, ci torneremo? Ci ristoriamo un attimo all'ombra. Non credo che ci torneremo quest'estate, perché c'è a luglio e agosto e abbiamo cose da fare. Però. E fa caldo. Se dovesse capitare che capita in giornate che riusciamo a intrecciare anche magari d'inverno, perché penso che le facciano anche d'inverno, se non mi ricordo. All'aperto. Per me l'avevano fatto, forse l'anno scorso. Beh, però c'è anche quella serra lì dove siamo stati adesso, che dentro faceva caldo, che effettivamente potrebbero farlo lì. Beh, comunque, vabbè. Se dovesse ricapitare io ci darei volentieri. Sì. Intanto ti facciamo un giro a Bologna, noi in treno ci mettiamo mezz'ora. Infatti adesso torneremo verso il centro. Ah, ecco, una cosa, in effetti non è vicinissima alla stazione, comunque è camminabile, lo fai tranquillamente, nel senso. E anzi, il consiglio è quello di girare per Bologna. Cioè noi ogni volta che veniamo a Bologna sbuchiamo in stradine nuove ed è sempre molto bello. Sì, Bologna è bellissima. Molto bello, troviamo sempre un posto nuovo dove mangiare bene. Oh, guarda che bello questo, sì, è vero. Ci siamo strafogate di pizza d'inforno che era bellissima, strafogata, sì. No, però no, era buona. Va bene, quindi adesso andiamo. Direi che per questo vlog è tutto. E alla prossima. Ciao!